Amici di Planet TV, noi stiamo girando tanti locali. Ora, siccome c'è la moda dell'Expo a Milano, no? I food, la ristorazione, ora è tutto sull'alimentazione, anche noi ci siamo adeguati, vero? Anche perché a Firenze ogni 20 metri c'è un ristorante. Sì, una trattoria, un ristorante. e soprattutto stanno veramente proliferando questi ristoranti di sushi. Ormai è una moda molto diffusa, il sushi ti offre questi piatti prelibatissimi con pesce crudo, con tutto un taglio particolare, quindi ce ne sono tanti, ma quanti veramente ti danno il pesce buono? Bisogna stare attenti a mangiare il sushi buono. E qui c'è la qualità, noi siamo trovati, cioè siamo proprio a cercare l'alimentazione dove si mangia bene e non solo sushi, perché questo... Io sono questo... un amante del sushi, io vi dico che l'ho girato quasi tutti a Firenze, un po' sono stata male, ti sono stata bene, qua è uno dei miei preferiti, quindi. Però qua non c'è solo sushi, questo è un ristorante asiatico dove si può mangiare anche non sushi, anche carne cotta o pesce cotto. Vediamo, frequentiamolo, vediamolo, viviamolo, è una cosa un po' diversa dal solito. È un all you can eat. Cosa ho detto? All you can eat, ora te lo spiego. All you can eat. Come? È una parolaccia. No, all you can eat a me te lo dice, a me non me lo dice, all you can eat che vuol dire? No, è un peso, all you can eat. Marco, quindi cos'è un all you can eat? Ovvero mangia finché puoi, no? Tu puoi mangiare quello che vuoi, finché puoi tutto puoi mangiare. Qui c'è un... Non limit, proprio. C'è un buffet sempre fresco, fatto al momento, dove tu vieni e mangi quanto vuoi. Finché tu hai fame tu puoi venire qua e servirti. Io questa cosa non ci credo, lo chiederò a David, al proprietario del Mr. Walk, perché noi siamo a Mr. Walk, l'avevi detto Mr. Walk? Qui si può prendere un pesce crudo, lo vedi proprio, lo metti su un piatto, un gambero, uno scampo, un pesce, un branzino in questo caso, lo metti sul piatto, nel piatto lo porti a lui e lui te lo cuoce. Ed è meraviglioso. E poi tutto non limite, uno può mangiare quanto vuole, c'è un prezzo fisso, mangia quanto vuole. E lui è lo chef, guardate lo chef, si vede dal vetro? Lui è lo chef e te sei l'altro chef. Aiuto chef. La sua specialità è grigliare tutto, vero? Grigliare tutto, pesce, gamberi, tutto. È tutto fresco qua. Tutto fresco. Cioè uno prende, cotto subito, proprio una cosa meravigliosa.
Siamo nel periodo del food, no? Dell'Expo, ora è tutto mangiare, è tutto cibo, è tutto per quanto riguarda l'alimentazione, e noi facciamo questo appuntamento sull'alimentazione, ma alla grande, perché qui non c'è solo pesce. Se uno vuole, vieni con me, se uno vuole, non è che si può far cuocere solo il pesce dallo chef. Se uno vuole, dice, io non mangio, vengo con una persona che non mangia pesce, né crudo e né cotto, si fa una salsiccia oppure una bistecchina. La prende, la mette nel piatto, la dà a lui e lui la cuoce immediatamente. Questa è meraviglioso, meraviglioso. Questa tavolata per il compleanno di Nadia, lei. Yeah. E abbiamo scelto il sushi perché adoriamo mangiare il sushi. Lei ama il sushi, ama il sushi, ama il sushi. Sushi, 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 sushi. A una certa ora diventa sushi, 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 sushi. Parte con l'idea di mangiare il sushi, a una certa ora diventa sushi, sushi, sushi. Succede. Però succede anche che a una certa ora, si sa, il pesce crudo, pesce, comunque è afrodisiaco, quindi sci, poi diventa che dopo una certa non dici più. Sono pronto. Lui è il marito della sci. Sei pronto? Sì, molto pronto. Ma a una certa ora però? Sì, dall'11 e mezzo, mezzanotte. Non si sa se una certa ora o un'ora certa. Vero, cioè, vero. È quella chi l'ora. Chi trovo. No, stiamo festeggiando il compleanno di un personaggio che per noi è molto caro. Voi che state guardando la televisione ve ne frega niente, però è una bella persona ed è anche la commessa di un negozio in centro di Firenze. Firenze è capitale della moda e quindi lei è una donna alla moda perché è la commessa di un negozio Cesite di Firenze della Raifol. Ciao Planet. Laura, ho trovato il vero mister, Davide Mister Walker. Io ti chiamo anche un po' il Mister Sushi perché sei il signore del sushi, si mangia benissimo. Si chiama Mister Walker. Mister Walker. è vero, è il Mister Walker di Via Cavallaccio, qui all'interno del Wuxi Cinema ci sei, sei una new entry, secondo me è il nuovo acquisto tipo i fuoriclasse che si compra nei... No. È il centravanti, è il bomber della squadra di questo centro commerciale, sei il bomber secondo me. Bene. Perché veramente, perché qui si mangia bene, perché poi no. Il fuoriclasse brasiliano ce l'avevamo già, ora ci mancava. L'avevamo già. Lei, il brasiliano, ci mancava il bomber, quello particolare, perché qui si mangia veramente bene, cioè nel senso qui uno si può cucinare da solo, cioè nel senso c'è uno chef che lo fa, però sceglie cosa mangiare, sì, vero? Sì, e farselo cucinare all'istante. All'istante e anche a vista. Anche a vista. Che sia pesce o carne. Sì, pesce, carne, verdure, di tutto. Perché questo ristorante asiatico non è soltanto un ristorante sushi, cioè il sushi è una parte del locale. E tutta l'altra pietanza asiatiche. Benissimo, qui siamo. È uno dei pochissimi sushi che hanno anche il pane. Perché loro sono a 360 gradi. Io credo non desidera, ci sono 10 ristoranti, tipo dentro uno solo. E questo è. E lui l'ha assaggiato di tutti. Vedi? Io l'ho assaggiato di tutti. Senti, ma cos'è quello che richiedono di più qua? Il piatto più no, il vassoio che finisce prima, qual è? Il vassoio che finisce prima non ce n'è, perché viene riempito subito. No, lo so. Non fai il tempo. Quello che riempite di più allora. Sì, no, ma sono anche sulla griglia, tanto pesce, i sushi, ma anche tante altre piattaforme, anche il riso cantonese, dipende dalla varietà. Però Laura, ti devo far capire una cosa molto importante, che qui no, uno viene qua, spende pochissimo, perché 18,90 euro sì. a cena ancora meno, 10 euro e qualcosa. Sì. Però uno viene qua, loro hanno pesci, hanno dei branzini, cioè uno viene qua, si prende un branzino che costa già 10 euro quasi al supermercato, se lo fa cuocere e se lo mangia, tranquillamente, con quello... Sì, con sì. quello
Tutto compreso. Tutto compreso. Davide, complimenti. Grazie. Siamo a Mr. Wok, dove si mangia veramente bene, si può mangiare tutto. Anche la salsiccia, volendo, alla griglia. Quello che volete. No, prima sono passati con una bistecca, tutti i tavoli ci davano un pezzetto di bistecca. Ma questa cosa? Sono passati dai tavoli a dare una bistecca? Sì, perché noi c'è chi mangia pesce o anche la carne. Eh sì, certo. Però passi un omaggio così, una cosa in più. La sì. Bistecca. Sì. Ogni tanto va rinnovato il menù. Parte il regalino, parte il regalino. Sì. È bello, è bello, è bello, è bello, è bello.